come dire, benvenuti a questa serata di favola, perché in realtà noi parliamo stasera di una favola, che è il flauto magico. Allora, cominciamo dall'inizio. Emanuele Schikaneder, Wolfgang Amadeus Mozart. Sono due signori che stanno nella Vienna, siamo nel 1791, che non hanno granché in comune, tranne una cosa, che poi servirà per quello che diciamo. Sono entrambi compagni, credo che si dica fratelli, nella stessa loggia massonica. Funziona perché? Perché Schikaneder è un cantante, anzi era un cantante che era stato anche molto bravo, aveva girato l'Europa, ma in quel momento lì era veramente messo malissimo. Per riuscire a mangiare, diciamo così, era diventato uno che faceva tutte le parti in commedia, nel senso che aveva acquisito un teatro. Allora, teatro è una parola grossa, questo è un teatro, ma il teatro an der Wien, dove lui aveva preso la gestione, era in periferia, ma molto in periferia a Vienna. Se voi andate a Vienna oggi, quel teatro è in periferia, quindi immaginateci quanto doveva essere lontano e fuori dal mondo nel 1790. Ed era un teatro, come dire, dove la gente mangiava, era un misto tra, noi oggi diremmo un caffè chantante, la gente mangiava, chiacchierava, sul palcoscenico succedevano cose. Poi non solo, per risparmiare, cantava in questo teatro, nelle opere. Opere è una parola grossa, perché le opere erano... erano come poi sarà fatto il flauto magico, cioè erano rappresentazioni teatrali parlate, dove ogni tanto qualcuno cantava, anche quella è una parola grossa. E poi scriveva anche i libretti, perché così risparmiava anche i soldi del librettista. Insomma, come dire, come poter tirare la carretta quando proprio non hai nulla. Mozart, parliamo di Mozart, 1791. Mozart nel 1791 è uno che non vuole più nessuno. E dire che aveva già scritto il Don Giovanni, le Nozze di Figaro, tutte le sinfonie che conosciamo, cioè tutto quello che sappiamo di Mozart, tranne una cosa, era obbligato a fare il ghostwriter musicale, e cioè a fare lo scrittore fantasma per i nobiletti viennesi che spacciavano per loro musica che commissionavano a Mozart. Sull'ultima che fa ci rimane, perché, come dire, il requiem, anche all'ultima commissione, non riesce manco a finirlo. Quindi siamo messi veramente malissimo. E questi cosa combinano insieme? Combinano che, guarda che io devo aprire la stagione a settembre, mi fai tu qualcosa, ma sì dai, non so niente, non so che fare. Proviamo a mettere insieme una favola. Una favola. Allora, c'è un principe, Tamino, c'è una mamma disperata, la regina della notte, attenzione alla parola notte, che chiede a questo principe di liberare la figlia, Pamina, che è stata rapita da un cattivo. Sì, il nostro principe ha come amico una persona abbastanza inquietante, un po' problematica, che è Papageno, che è un servitore. Quindi lui è un principe e l'altro è un servitore, anche questa cosa ci serve. Arriva, cammina, esplora, trova, cerca, trovano la fanciulla e scoprono, Tamino scopre due cose. La prima è che la fanciulla non è stata rapita, è semplicemente stata salvata dalla notte da un nobile sacerdote della luce, notte, luce, anche questo è interessante. E poi scopre, uno dice bene, ok, fine della favola, no, fine del primo atto, perché scopre che quando devi ottenere qualcosa non è mica facile ottenerla subito così, devi meritartela, cioè devi fare un percorso. Devi, e tutto il secondo atto è questo percorso, devi meritare quello che avrai, anche se ce l'hai lì, lo devi meritare. E lo stesso percorso lo fa Tamino e lo fa l'improbabile, e fanno lo stesso percorso insieme. Attenzione, anche questa è un'altra cosa interessante. È una favola questa? Allora, il flauto magico, la trama del flauto magico ha la magia, e scusate la ripetizione, di altre pochissime favole. A me ne sono venute in mente soltanto due, e a favole ci vivo abbastanza bene. Alice e Pinocchio. Che cosa hanno queste favole insieme? Hanno la capacità di parlare a tutti, di essere universali. A proposito di universale, è universale come il cast che abbiamo qua,
me lo sono scritto. Noi abbiamo cantanti e strumentisti che vengono dalla Russia, dalla Georgia, dall'Armenia, dal Cile, dall'Ucraina, dall'Italia, la musica non ha barriere. E cantano tutti insieme un'opera di Mozart, cioè di un austriaco che peraltro qui non c'è. Dicevamo universale, cosa vuol dire universale? Non vuol dire che parla a tutti, vuol dire che parla a ciascuno. Io qui vedo dei bambini e quando ho visto entrare dei bambini ho detto agli organizzatori, vai, mi servivano dei bambini stasera, perché? Perché Flauto Magico ha, come Alice e come Pinocchio, pensiamoci bene, una capacità. Racconta una storia di cui ciascuno può ascoltare quello che vuole. Allora, se sei un bambino, segui la storia, poi finisce bene, e poi c'è Papageno l'improbabile, è divertente. Semplicemente segui la favola. Ma se sei, per esempio, un filosofo, cominci a ragionare sul buio e sulla luce, sulla cattiveria e sulla bontà. Se sei un romantico, poi parliamo della storia d'amore, Pamina che piange sempre, sono disperate, Tamino che come fa, la paura. Cioè, ognuno, a seconda del proprio livello, della propria conoscenza, delle proprie anche capacità, dei propri gusti, dei propri desideri, ascolterà non una cosa del flauto magico, tutto il flauto magico al suo livello. Flauto magico è fatto a strati, ognuno segue il suo strato. Vi assicuro che se ci provate è esattamente così. E poi può anche essere che ognuno segue il suo strato. Oggi mi sento bambino e seguo la favola. Oggi voglio fare il filosofo e seguo il senso del bene e del male. Oggi faccio lo studioso di antichità e allora scopro che, per esempio, la musica ha una funzione incantatoria da 3.000 anni. Sono 30.000 secoli che la musica incanta, flauto magico. E poi se sono un egittologo, scopro tutti i simboli dell'antico Egitto. Cioè, ognuno ha una sua strada. Questo significa parlare universale. Parliamo di musica? Parliamo di musica. Se io sono un bambino e ce ne sono tanti qua, sarà affascinato dalle melodie. Poi parliamo di Papageno, io sono sicuro che alla fine Papageno voltiamo tutti e siamo tutti con Papageno. Seguiamo le melodie, sono anche facili, ma se sono un melomane di quelli che ascolta tutte le musiche, che sa tutto dell'opera, comincia a ragionare su, per esempio, sulla difficoltà incredibile dell'aria di Sarastro o di quella della Regina della Notte. Se sono uno che si occupa di orchestrazione o di scrittura musicale, se sono un compositore, scopro che in questa musica c'è una quantità di sapienza, di conoscenza musicale, di strutture musicali che posso anche ignorare. Se sono un bambino e ascolto solo le melodie. Tanti strati. Flauto magico è fatto a strati e ognuno può scegliere lo strato che vuole. E allora mi piace finire questa cosa con una frase che ho trovato per caso, perché poi sono sempre le cose a caso che ti colpiscono. Ed è la frase da cui sono partita per fare questo gioco. È un libro di Pietro Citati che è bellissimo, che parla dei miti di tutte le civiltà, e scrive così, chiude questo libro col flauto magico. Il flauto magico è una parabola destinata alle creature angeliche che attraversano l'oscurità e vanno verso la luce tenendosi per mano. E la loro vittoria è ancora più grande perché non avviene dopo una guerra cruenta contro un nemico reale, ma dopo un viaggio faticoso con la forza della ragione dentro te stesso. Alle favole, come alle parabole, non si pongono domande, né si hanno risposte. O si ricevono tutte le domande, o si hanno tutte le risposte. La fama del flauto magico è tra le poche opere di Mozart che sono sopravvissute a lui nell'Ottocento. Dal 30 di settembre del 1791, flauto magico non ha abbandonato mai più i palcoscenici. Ma non solo i palcoscenici, anche i libri, anche le immagini popolari. Tutto quello che vedrete come scenografia, chiamiamola così, ma è bellissima così, sono tutte queste immagini che dal 1791 hanno accompagnato le rappresentazioni e i racconti del flauto magico, perché il flauto magico è stato e sempre sarà. Grazie.